Presidente, se dovesse fare un bilancio di questi primi 6 mesi nel calcio, potrebbe scrivere come chiunque altro in qualunque attività di decenni. È successo davvero di tutto. Sì, diciamo che sono stati 6 mesi impegnativi, pieni di soddisfazione. E con l'elezione di ieri praticamente devo essere veramente contento, credo, dell'operato che ho fatto in questi 6 mesi, e sono stato un attimino emozionato anche dal fatto che mi è stato riconosciuto questo ruolo, sebbene in un momento un po' di bufera, però sono contento e me lo tengo stretto. Ecco, un riconoscimento personale sicuramente importante che ha fatto infuriare però i cosiddetti grandi del calcio. Che cosa è successo? E veramente, secondo lei, la situazione è così come è sembrata immediatamente dopo le elezioni, o è destinata tutto a rientrare? Ma io mi auguro che sia destinato tutto a rientrare e farò il possibile perché succeda. Io non mi sento il paladino dei piccoli club, mi sento una persona che può andare in Lega con la massima serenità, tranquillità, portare una ventata di novità, di gioventù e magari anche qualche bella idea. Ma con la massima serenità e con la massima tranquillità di non andare a discapito di quelli che sono i grossi club o a vantaggio dei piccoli. La Lega sono 20 club e noi dobbiamo rappresentare questi 20 club. Infatti questo lei lo ha sottolineato, devo essere il consigliere di tutti, però questi 5 grandi non si sentono rappresentati in qualche modo. È un timore infondato? Loro addirittura, qualcuno ha parlato di ricorrere agli avvocati, sembra davvero essere forse eccessivo di andare un po' fuori dai binari. Ma io spero di no e credo che noi abbiamo la responsabilità di dimostrare a questi scontenti, se così possiamo chiamarli, di essere delle persone serie, professionali e di lavorare anche negli interessi loro. Un'ultima cosa, non è forse piacevole parlare di certi argomenti? Un capitolo di calcio si è chiuso, quello con Calciopoli, qualcuno però ha paventato anche magari qualche ritorsione sportiva nei confronti del Parma, proprio perché potrebbe, insomma, per fare un dispetto, potrebbe essere una cosa di cui aver paura, no? Ma no, assolutamente. Ormai nel calcio ci sono delle persone molto serie, dei dirigenti che io stimo e che cercherò di imparare tanto, soprattutto da questi, diciamo così, scontetti che stanno facendo un po' la storia del calcio. Perciò ripercussioni non ci saranno sicuramente. Ripeto, questa non è una battaglia del Parma, è la battaglia che non deve sussistere. Questo è il mio pensiero. Siamo in 20 club in Serie A, altrettanti in B. Dobbiamo, col Consiglio di Lega, dobbiamo rispettare tutti i club di A e B e lavorare nell'interesse comune. Questa è la nostra missione. Scusi, secondo lei di che cosa hanno paura questi 5 grandi che teoricamente dovrebbero essere padroni del calcio, tra virgolette, naturalmente? Eh no, è proprio questo l'errore. Non possono essere padroni del calcio questi 5. Io non dico che lo siano, che lo siano stati. I padroni del calcio sono i club di A e di B. E perciò noi dobbiamo garantire questo. E noi glielo dimostreremo che lavoreremo con professionalità. Ultima cosa, col presidente della Juventus, ecco, Bolli Gigli, non ha ancora avuto modo di riparlare. Forse lui è stato quello che ha usato le parole più pesanti, lo sentirà a breve. Ma appena sono stato eletto mi ha fatto i complimenti, so che ha citato delle battaglie. Io la storia la conosco abbastanza, spero di non farla fine di quello che ha citato lui nei combattimenti. Grazie mille.